Gentili lettori e gentili lettrici di allround.net, buonasera. In questa tarda sera che precede l'ottavo turno del girone d'andata di LBA e del match della Virtus Roma, domani a Masnago, all'Enerxeni Arena dell'Open Job Metis Varese. Buonasera dal direttore di allround.net, Fabrizio Noto, e buonasera a Edu Lubrano, sempre con noi in compagnia. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, ciao Fabrizio e buonasera naturalmente anche a Gabriele. E l'incappucciato, come al solito, Coach Gab Marini. Meno male che, cari signori, questa sera abbiamo deciso per puro caso di fare la nostra registrazione, che poi tra poco sarà vista sul web con qualche ora di ritardo, perché, come voi ben sapete, come dicono a Napoli, come voi ben sapete, è successo un qualcosa di praticamente eclatante. No, ma scherzi a parte, allora, noi cerchiamo di metterla un po' sul piano scherzoso, Edu, perché comunque quello che è la nostra voglia di raccontare le cose passa anche attraverso un sano divertimento, tu da professionista, e proviamo anche un po' a ironizzare, ma a questa vicenda che è scoppiata proprio in queste ultime ore di Dario Hunt, chiamate come volete voi, Edu, non è molto bella né da una parte, secondo me, e né tantomeno dall'altra. Prego. Allora, venerdì, cos'era? 14? Sì, ieri, insomma, venerdì No, 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 14. 13. No, 14. No, 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 guarda che Ah, oggi ecco, è 14. sono stati pagati gli stipendi di ottobre, di settembre, nel pomeriggio, perlomeno a noi nel pomeriggio è arrivata la notizia. Dario Hunt sabato mattina ha deciso nonostante tutto, ha deciso di non allenarsi con il resto della squadra e quindi poi di non partire con la squadra per Varese. Il fatto in sé è gravissimo perché quello che lui ha deciso di fare autonomamente, come scrive il comunicato della Virtus Roma, è accaduto un giorno prima della data nella quale Hunt avrebbe potuto, secondo il suo Certo. personalissimo contratto, liberarsi autonomamente, cioè 45 giorni dopo il non pagamento dello stipendio di settembre. Quindi lui ha evidentemente non ha creduto al fatto che ieri, come è stato comunicato a tutta la squadra, che ieri sono stati pagati gli stipendi. Per motivi che tutti noi conosciamo, se un bonifico viene fatto di venerdì, non si può vedere di sabato, salvo che non sia un bonifico urgente, e allora si vede nella stessa giornata, o che non sia un bonifico online. Ma evidentemente devo pensare che così non è, ma non mi devo dire la verità, se posso usare un termine francese, non me ne può neanche fregare di meno. Ecco, come dicono, diciamo, Vabbè, Chanansi, no. Charleroi, Charleroi. Charleroi, dal Belgio Charleroi. Comunque, insomma, e lui quindi ha preso questa decisione che è gravissima da un punto di vista contrattuale, regolamentare È anche professionale, certo. e poi, vabbè, tutte le altre implicazioni di carattere etico, morale, se vogliamo, ma io le lascerei perdere in questo momento, anche se, insomma, un compagno di squadra che con la rosa e così devastata, Evans, non c'è Robinson che ha problemi con la schiena e non si è allenato tutta la settimana e via dicendo, è veramente una cosa molto brutta mettere i compagni di squadra in una situazione difficile. La cosa credo, penso, suppongo, non ne Certo. ho una certezza, andrà per vie legali. Hunt potrebbe rischiare di non giocare per un po', quindi anche di non guadagnare ovviamente per un po', Certo, certo. però queste questioni sono sempre sul filo, quindi io ho detto quello che penso e suppongo, magari sto dicendo una cosa sbagliatissima e poi magari invece il giocatore avrà ragione e ne avrà ogni bene.
da questa cosa. Non mi piace ovviamente quello che ha fatto, devo anche dire allo stesso tempo che questa situazione, questa decisione di Hunt cade in una più generale situazione che, come al solito, alla Virtus Roma succede spesso, cioè incertezza, dubbi, silenzi, ritrosia nel comunicare, nel parlare, difficoltà evidenti in questo momento di trovare una quadra del cerchio. Quindi è chiaro che ognuno, ogni giocatore si sente libero in qualche modo di comportarsi come gli pare. Hunt evidentemente si è sentito libero di comportarsi in questo modo perché la situazione della È Virtus fuori controllo. che conosciamo da tempo. È fuori Ripeto, controllo, Edoardo, è fuori non mi controllo. piace, comunque non mi piace l'atteggiamento, anche se posso in qualche modo contestualizzare, ecco, la sua decisione all'interno di una situazione assolutamente, assolutamente molto, molto complicata. Ma resta il fatto che non mi piace quello che ha fatto. Gab. Dammi la tua, io mi trovo mi trovo al 90% in linea con Edoardo e come dicono sempre a Napoli, non capita spesso, diciamo che recentemente ci siamo trovati un po' in contrapposizione. Gab, serenamente, siamo sempre qui. Se noi dicessimo entrambi sempre le stesse cose, sai che due maroni. Mamma Gab, mia, davvero. vai. No, non capita spesso che voi abbiate detto le stesse cose nelle puntate scorse, se ve le andate a sentire è raro che abbia detto le stesse cose. Per cui vai pure tranquillo, direttore. Dunque la mia è questa. Io domani speravo di vedere intanto, vabbè, una Virtus combattente, no? Ci aveva abituato almeno a questo, con le rotazioni corte ma combattente. In due assi, nel play. Quindi ci sarebbe stata una bella sfida e ci sarà una bella sfida Giovanni De Nicolao contro il nostro player Baldasso che sta facendo un'ottima stagione. E E anche poi Ruzier, c'è cioè, Michele lo Ruzier. stesso Rossier acquistato sì da Cremona, certo. E poi l'altro sotto canestro, Jalen Jones, sempre che Bulleri gli darà molti minuti, contro Hunt. Questo era il motivo per cui domani alle 18 mi sarei fermato a guardare questa partita a Masnago, perché a Masnago poi è dolorosissima. Se non sbaglio, la Virtus ha vinto 10 volte in tutto, 11 contro le 25-26 di Sì, Varese. Quindi è un campo storicamente ostico, sì, certo. non c'è tradizione a Varese, per cui domani si parte già con molti handicap, non solo questo del posto vuoto nel pullman della Virtus alla voce Ant. E che ci rimane? Ci rimane di vedere questa bella sfida tra play, perché per il resto Varese perde da 5 gare, quindi domani vince, vince pure pesante, perché Scola, che è il top player del campionato, non ha un opposto, non c'è Evans. Per cui voglio capire chi marca quel santo Dio di Beh, Jovanotto che si chiama forse Luis Wilson Scola. Potrebbe potrebbe già opporsi un po' fisicamente, se ha voglia di cambiare. ricordarsi di essere un giocatore, hai ragione, quindi Wilson potrebbe farci questo piacere a se stesso, in primis, i suoi contratti futuri e poi a noi, certamente. Però non vedo poi altro. E la nota positiva, se vogliamo andare così scivolando in romanticismo, è che Book incontra di nuovo uno dei suoi play storici, perché Book, quando ha allenato a Milano, aveva Bulleri, e quando Esatto. Book se n'è andato giù in Puglia, a Brindisi, si è portato Bulleri, per cui Bulleri è un prodotto di Book e quindi domani si ritroveranno. Tra l'altro Book ha detto che Bulleri può fare una carriera degna da coach. Per cui questa è la nota romantica. Bulleri ha messo subito in campo appunto questo De Nicolao non a caso, perché lo rispecchia molto, e quindi queste per me sono le note. Poi spero di aver sbagliato completamente l'analisi e vedere qualcos'altro, ma la fotografia ad oggi è questa. Io invece
sarò breve e circonciso, come diceva Diego Abbadantuono tanti anni fa in un famoso film. Sinceramente non mi sarei aspettato questo colpo di scena di Dario Hunt. Sono assolutamente allineato con Edoardo, il giocatore sta sbagliando, sta facendo un errore. Speriamo in senso buono che possa tornare indietro sui suoi passi. Ritengo che abbia delle più di un attenuante, forse perché, signori, ammettiamolo, da diversi decenni a questa parte in Italia non si parla più di diritti sul lavoro, perché siamo disabituati ormai a dire io ho un contratto e tu lo devi rispettare, io ti pago quando posso, giusto, se non ce li hai non mi puoi pagare e io questo lo capisco. Però se mi dici da diversi giorni, ora vi pago, adesso ti pago, tra poco ti pago, io ti ho pagato, è difficile che a una persona possano tenere saldi i nervi. Anche se, sinceramente. Posso fare una domanda? Hai detto pago, non per interromperti, solo per Cioè, corroborare le tue parole, ma vorrei anche sentire Edo su questo. Una, diciamo, primaria azienda che sta dietro alla Virtus Roma e che gestisce le cose sportive, ma si deve ridurre a pagare, a mandare a fare click sul bonifico online di venerdì mattina o pomeriggio? O ci può essere qualche cosa di più? Virgola, a capo, l'iscrizione al campionato di qualche tempo fa, la devi fare l'ultimo minuto utile o lo puoi fare qualche giorno prima? Punto di domanda per voi, direttore e direttore. Io poi do la palla a Edoardo. Caro Gabriele, io sostengo da tempo immemore che questa gestione della Virtus Roma sia bucolica. Ecco, se no, dico sempre che siamo alla bocciofila. Adesso uso sempre le stesse consonanti più o meno. È bucolica. Non ci sono altri temi, ma è ovvio che se tu aspetti. Una vicenda personale tempo fa mi beffò alla grande, dovevo pagare una multa anche abbastanza importante tempo fa, presa al Nord Italia. Io ho atteso l'ultimo giorno, ho pagato la multa. Purtroppo mi ero sbagliato di 24 ore, mi hanno messo altri soldi di sovrattassa per 24 ore. Quindi sono stato un disastro. Perché può succedere che io possa aver fatto un po' quello risentito, quindi ho pagato tardi e mi è venuta poi la sanzione amministrativa doppia. Ecco cosa succede quando le cose sono gestite in modo bucolico e non professionale. Perché se io fossi leggermente preoccupato di cosa fanno i miei ragazzi in campo, al punto che sbatto la porta del Palaeo e me ne vado quando vedo che uno dei miei giocatori perde la palla, faccio un gesto giustificatissimo, Esatto. ma francamente polemico e inutile. Allora io mi adopero non il venerdì 13 che porta pure sfiga, probabilmente il giovedì 12 faccio il click e via. E E passa la siamo due. paura. Anche perché sono settimane che vado a dire ora. Tutto si calma, ora tutto si quieta, ora ci penso io, ora di qua, ora di là. C'è una. Hunt non ha sbagliato, ha fatto un tragico errore che speriamo per lui, come uomo e come professionista, che, come ha detto giustamente Edu, che non debba pagare poi domani con sanzioni aggiuntive. Ma il comportamento della società bucolica è bucolico. A Basta, me non. dispiace da morire, poi vorrei sentire Edo se siete d'accordo. A me Certo. dispiace da morire di quello che stanno passando i tifosi dal punto di vista dell'immagine, il tifoso Evidentemente romano neanche questo fa. biasimato, umiliato, deriso se vogliamo dagli altri, dai nordici, cioè Vabbè. chiunque oggi se sente parlare del tifoso romano si fa una risatina, ma non ce lo meritavamo? Ma lascia perdere se ce lo meritavamo o non ce lo meritavamo. Quando le cose non vanno bene, piove, quindi pure con l'ombrello piove sopra la testa, non c'è problema. Stiamo parlando di cose positive e belle come lo sport e il divertimento e la passione.
Ma se preme dal parte della proprietà, e sicuramente preme, no? Perché noi sappiamo tanti dettagli, però poi si assistono a queste ultime, all'ultimo minuto possibile, all'ultimo giorno possibile. Ma perché? Ma di cosa stiamo parlando? Cedo, scusami, ti ho tolto. Vai, vai, prego. Allora, io credo che qui ci siano tre strade, diciamo così, su cui dire delle parole. La prima, e prendo subito l'ultima, quella che ha preso anche Gabriele, quella dei tifosi. Sicuramente nessun tifoso merita quello che sta succedendo alla Virtus Roma, nessuno merita di essere preso in giro, sfottuto, per non usare un altro termine, per cose che oltretutto, tra l'altro, veramente non appartengono neanche in minima parte, diciamo così, ai tifosi, i quali, quelli della Virtus Roma, come tutti i tifosi di tutto il mondo, hanno a cuore solo ed esclusivamente la loro squadra e il fatto che la loro squadra possa essere la più dignitosa possibile, magari anche vincere, oppure perdendo, ma perdendo in maniera il più possibile dignitosa, ovviamente. Questa è la legittima aspirazione di un tifoso. L'aspirazione di un tifoso è che la sua squadra vinca, Certo. ovviamente. Se perdere, almeno che siano sconfitte dignitose, naturalmente. Il secondo aspetto è l'aspetto, diciamo così, normativo, contrattuale, regolamentare, sul quale, diciamo così, ho già avuto modo di esprimermi in apertura di puntata, Certo. e su quello, ripeto, da quello che sono le informazioni in mio possesso, Ant ha clamorosamente sbagliato Certo. e non poteva farlo. Poi c'è un terzo aspetto, se vogliamo proprio tirarlo in ballo, l'aspetto, io lo chiamerei, diciamo così, emotivo, e quindi ci coinvolge tutti, addetti ai lavori, tifosi, dirigenti, tecnici, allenatori e quant'altro, ed è ancora peggio quello che ha fatto Dario Hunt, perché le attenuanti, secondo me, non giustificano questa che è una vera e propria, diciamo così, ribellione. Ammutinamento, sì. Sì, ammutinamento, meglio, bravo, bravo Gabriele, bravissimo. Ma ci può essere, scusami, ti interrompo, ci può essere dietro Brescia? Cioè, No, un americano che arriva adesso a Roma non fa questa mossa sua sponte no, non ci credo. C'è qualcuno che lo consiglia, o il suo io manager o una società dietro che è pronta a pagargli qualcosa. però Gab, Secondo voi, secondo te, Edo, non ci può essere credo, Brescia dietro? ma No, non no, ma come, sarebbe troppo, francamente, sarebbe una scorrettezza veramente oltre il limite veramente saremmo ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, navi in l'altro fiamme, poi con azioni di. noi. Quindi no, non credo, però ripeto, le attenuanti per un atteggiamento, tra virgolette, diciamo così, meno coinvolgente, meno coinvolto da parte dei giocatori, forse ci sono, sicuramente, ma fino a questo punto no. Ripeto, i contratti, se il mio contratto dice che la società ha la possibilità di pagarmi entro 45 giorni, io entro 45 giorni sono obbligato ad essere a disposizione della società. Se anche il 44esimo giorno, No. sia pure al giorno, io faccio appunto un ammutinamento, io sono in torto, Certo. senza considerare tutte le altre implicazioni di carattere, diciamo così, non vogliamo dire emotivo, sportivo. Mettono ulteriormente nei guai la mia squadra, che domani a Varese giocherà in 5, 6. E quindi No, questo è, ma come dire, e questa è palesemente una cosa, insomma, veramente molto molto sgradevole. sì, però Credo Edoardo, che Dario Anta alla Virtus Roma sia finito.
Finito, come. finito, non può ripresentarsi con le scarpe da gioco in allenamento martedì mattina, è Così, proprio escluso, così certo. vorrei essere chiarissimo. Così come credo che il tempo della gestione Toti alla Virtus Roma sia finito. Finito, Punto. ma basta, non se ne può più perché hai fatto come al solito, Edoardo. Accidenti, cioè stasera ci stiamo facendo proprio, stiamo facendo quasi lingua e lingua. Hai detto cose tutte assolutamente perfette, Edoardo. Perfette. Non, cosa vuoi, cioè, dal punto di vista giuridico e anche professionale e professionistico, tutto perfetto. Manca un pezzo, non perché tu non lo voglia dire, perché so benissimo. Se io sono la persona che tiene in mano le redini di una società professionistica sportiva, se i soldi io li avevo già, li ho già dati il 13, difficile pensare che non ce li avessi già anche il 12. Ecco. Allora, è molto difficile pensare, pure se non mi permetto di fare calcoli nelle tasche altrui, non è mia sponte. Ma se tu aspetti sempre il giorno limite, dopo le reiterate promesse, ora avrete quello che è giusto che voi abbiate, eccetera, 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 eccetera. Allora, siccome non è la prima volta che succede, la sensazione sgradevole è che, come al solito, questa proprietà, come dicono anche a Nizza, non gliene può fregare di meno di cosa provano i propri giocatori o i propri dipendenti. Proprio è l'ultimo dei loro problemi. O meglio, si ritengono così importanti da essere sopra ogni cosa. Quindi sono dei sovrani e decidono con loro bizzoso comportamento, le fortune di chi sta sotto di loro. C'è anche questo, credo, in una piccola parte di componente diciamo di introspezione, perché se io voglio il bene della mia società, della mia azienda e ho a cuore i miei dipendenti, non dico che li porto ogni giorno io a spasso con la mia macchina privata per farli stare bene, ma cerco quanto fosse sia possibile di metterli nelle migliori condizioni possibili. Non dico le migliori, le standard Sì. di base. Non mi comporto come il padre padrone che pretende ed esige un comportamento serio e professionale, perché secondo me, Edoardo, l'unica cosa su cui io non sono d'accordo: per fare un buon contratto, per fare un buon matrimonio, per fare un buon sodalizio, bisogna che ci siano ambo le parti che siano in grado di farlo. Non si può solo pretendere. Nel comunicato si fa riferimento a io adesso non l'ho letto bene e non ce l'ho qui sotto mano. Si fanno dei riferimenti ai comportamenti etici e morali. Ma per cortesia, ma cioè, viene da sorridere, Vabbè, ma scusami, mi viene da sorridere. però Fabrizio, io ti ripeto, io ho la sensazione che non si possono confondere i due piani. Perché la gestione Toti è sicuramente alla fine e quest'ultima parte, diciamo così, dal 17 maggio in poi, ha evidenziato sicuramente una difficoltà non solo pratica, concreta nel portare avanti, diciamo così, E la questo. gestione del club, ma ha evidenziato anche una difficoltà, per l'ennesima volta ha evidenziato la difficoltà di comunicazione, di rapporti, di relazioni e quant'altro. Ma ripeto, il discorso del comportamento etico di Dario è un discorso inattaccabile, perché se il contratto dice A, bisogna che tutti facciano A. Se Ok. io
tempo fino a oggi a pagarti, bello o brutto che sia, io sono nel giusto e tu, se fai una cosa di questo genere, sei nel sbagli. Sbagli, bravissimo. Basta. Sbagli anche eticamente. Secondo me no. Tu hai sbagliato, basta, punto. Non c'è bisogno di tirar fuori l'etica, la morale, perché non sei inattaccabile. Perché, ripeto, quando anche io arrivassi all'ultimo momento a darti i soldi, va bene? Se è previsto, è previsto, punto. Perché certo, le leggi, le norme, non possiamo, diciamo così, utilizzarle soltanto oppure chiamarle solo quando ci fa comodo. Certo. Dobbiamo naturalmente, insomma, nei limiti, dobbiamo rispettarle sempre. Ma certo, ma io infatti no, io non... Scusami, Edo. Intendo Toti, sia chiaro, perché secondo me ha trascinato questa situazione creando le basi perché succedessero delle cose, diciamo così, molto sgradevoli, come poco usuali, diciamo poco consone, però come, insomma, come quello che ma a cui sì, in queste ultime settimane soprattutto. Ma questa è troppo, secondo me. Questa è andata secondo oltre. Secondo me, ma guarda, sono i termini legali perché sia troppo, è veramente una cosa fuori dall'ordinario, oltre che essere bruttissima da un punto di vista etico e morale. È una pessima. Allora, io sono convinto che, come accade, Gab, ti odo, però mi devi modesto, dal mio modesto punto di vista, ribadisco, non puoi appellarti a principi etici e morali quando tu da mesi hai sottoposto questi ragazzi a una serie non di angherie, no, è sbagliato, a tutta una serie di situazioni in cui hai fatto vedere in maniera tangibile che sei dispiaciuto che questo sia che stia accadendo, ma sempre fino a un certo punto. Quindi questo schiacciare il pulsantino il giorno di venerdì 13, tra l'altro, Edoardo, mi permetto di farti notare che, scusami, in casi molto eccezionali o particolari può anche succedere che... Sì, pronto, Edoardo? Sì. No, sì, scusami. Può succedere che io faccia il mio buon bonifico anche con procedura d'urgenza. Quindi, se sei veramente una persona che ha a cuore, ribadisco, la stabilità di questa squadra che hai costruito a luglio in fretta e in furia e che ti ha dato anche delle soddisfazioni, nonostante tutto, scrivi bonifico immediato. E quindi loro oggi o domani avrebbero visto subito, o quantomeno gli mandi una fotocopia dell'IBAN con il CRO. Edu, ce ne sono tanti modi per dimostrare che tu sei dispiaciuto, ora io vi do quello che vi spetta, quindi fate meno gli zuzzerelloni, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, però... Se, scusami Edoardo, è un concetto secondo me che forse stiamo sottovalutando, perché se tu come al solito hai il tuo comportamento di io so io e voi non siete un puntini sospensivi, allora di cosa stiamo parlando? Ha ragione sempre la controparte, ma qui non è un discorso di torto o di ragione, perché il contraente in questo caso ha sbagliato, è in errore, punto. Secondo me, se tu sei una persona che ha a cuore la Virtus, ha a cuore i giocatori, non vuoi avere storie ulteriori, hai un atteggiamento diverso.
E lasciamo perdere la comunicazione. La comunicazione. Però francamente adesso mettersi lì a dire che poteva fare un bonifico urgente, se per questo allora lo poteva fare pure online, così era ancora più immediato, cioè voglio dire, queste però Esatto, che c'è. sì, però queste alla fine sono Ma cose sì, ma sì, intanto che diamo ancora stress, competono. carichiamo ulteriore stress a gente che probabilmente forse è già sotto stress da un po' di tempo. Tanto, ma scusami Edoardo, ma ce lo vogliamo dimenticare dove si allenano? Ma ce lo vogliamo dimenticare dove questi professionisti sono dei professionisti, gente che ha girato il mondo, che Sì, ora però si... non stiamo scoprendo stasera che la Virtus è in una situazione al limite. Non lo stiamo scoprendo oggi, d'accordo? Non stiamo scoprendo oggi che Toti ama i colpi di teatro o che comunque porta sempre le situazioni al limite estremo e poi decide di cambiare idea, come ha fatto anche questa volta. Che fino all'altro giorno diceva: io non tiro fuori una lira, non anticipo un centesimo, e poi improvvisamente ieri decide, l'altro giorno si era sparsa la voce che lui avesse detto: vi pago entro le prossime 48 ore. Non era vero, Davvero, sì, certo. non era vero, non l'aveva detto a nessuno e nessuno si è detto questa cosa. Sentito dire questa cosa. Quindi era proprio fino a giovedì, proprio nessuno sapeva questa cosa. Improvvisamente ieri pomeriggio intorno alle 4 esce questa notizia e la verifica immediata ottiene l'esito: sì, è vero, sono stati pagati gli stipendi di settembre. Allora, da un lato la cosa va presa con un sospiro di sollievo, dall'altro uno dice: ma Certo. che caspita, possibile che questo arriva sempre all'ultimo momento? Questo intendo, Già. Claudio. Possibile che deve sempre trascinare le situazioni proprio fino a che non sei sull'orlo del baratro? Perché probabilmente c'è Allora, tutto questo può anche darsi che fra giovedì e venerdì, adesso io dico, l'ho Sì. scritto anche tra l'altro, l'ho scritto, ipotesi numero uno, ha ricevuto finalmente un impegno scritto. Qualcosa di scritto da parte di questi benedetti americani che gli testimonia che c'è l'impegno reale, quindi non più chiacchiere, ma fatti, Certo. sulla base dei quali lui magari a questo punto ha detto: beh, adesso mi posso veramente fidare, anticipo. Certo, ma questo Sto ci sta. facendo un'ipotesi, Però non faccio lo vedere. so, non ho nessuna informazione in merito. E non ne ho la più pallida idea. Quindi proprio magari sto dicendo una castroneria clamorosa, No, come certo. spiegare. L'altra ipotesi è che invece di aspettare lunedì, cioè il giorno dei controlli della Comtech, abbia deciso di anticipare. E comunque lunedì i controlli della Comtech non avrebbero portato i punti di penalizzazione, come ho letto da troppe parti. Certo, giusto, E ci esatto. sarebbero stati 5 giorni di tempo per pagare, con 2.000 euro di multa per ogni giorno di ritardo, Certo. e altri 5 giorni con una penalizzazione più pesante, e poi eventualmente, dopo altri 5 giorni, quindi più o meno arriviamo intorno al 21-22 novembre, a quel punto 1 o 2 punti di penalizzazione. Quindi tutto è possibile. Resta il fatto che anche a me non piace per niente il modo in cui questa situazione è stata trascinata fino a ieri. E non è ancora Per finita, non è ancora finita. niente come è stata che il fatto che si sia dovuti arrivare a venerdì pomeriggio, cioè all'ultimo momento, come fanno tanti quando devono pagarti. Tanti ti pagano il venerdì pomeriggio, in modo che poi per 2 giorni non gli rompi le scatole e il lunedì trovi i soldi in banca. Quindi questo è un modo di fare abbastanza diffuso non solo in Italia, in tutto il mondo. Va bene? Quindi Due non... giorni di valuta per conquistare 2 giorni di valuta. Esattamente, quindi non è una cosa clamorosa, oddio Toti che ha fatto. Però
piace. Questo Però sicuramente. solitamente, scusami Edu, quando fai un bonifico, solitamente i soldi dal conto corrente spariscono subito. Eh? Poi dopo 48 ore. Però a te non arrivano, se Sì, te li fanno, tu li vedi però in Edoardo, hai e detto. non mi piace, sto dicendo che non mi piace, mi piace ancora meno quello che ha fatto Ante. Ecco, se proprio la È un livello. 10, quello che ha fatto Toti, il modo in cui Toti ha trascinato questa situazione, mi piace zero. Quello che ha fatto Ante mi piace 0 meno 10. Sono Meno 10. 10. Direttori, Ma perché neanche questa Gab, scusami. non sia. No, no, chiedevo Volevo perché farti questa non. una domanda. Gab, scusami, volevo farti una domanda. Sì. Se tu sai che poi i pugni di Tyson, tu lo vai a sfrigoliare? Domanda pleonastica. No, io voglio Perché rispondere con questa è un'altra la domanda. domanda, cioè questo è il punto. No, allora volevo fare un'altra. Maleante. Volevo rispondere con un'altra domanda, no, con un'altra domanda, no, perché secondo me dietro c'è Brescia, però voi avete detto di no, quindi ti ho risposto. No, la domanda che voglio io invece al sollevarvi è, affinché questa puntata non diventi poi una puntata, un'analisi di bancaria finanziaria o cose del genere, dove stiamo veramente Sulla parlando di testa, Gab, bonifici. sulla testa, Gab, sulla testa. Stiamo parlando di bonifici e quant'altro da molti minuti. Magari c'è qualche tifoso appassionato che vuole sapere quanti ne fa 40, quanti ne fa, io dico 40, domani scuola, e vuole sapere pure quando fanno, quando è la canonizzazione di Coach Bucchi, Bucchi BSS, no? Bucchi Santo Subito. Queste due note sicuramente le dobbiamo smarcare. E poi c'è la terza, cioè Baldasso anche domani farà una bellissima manifestazione di sé e anche domani gli sottrarranno un paio di rimbalzi dallo statino. Non lo Volevo so. discutere su questo nei minuti finali. Io Allora. vorrei aggiungere una quarta cosa, Gabriele, per te, ma anche per tutti noi. Sostenere in maniera così diretta che c'è Brescia dietro, secondo me, non No, è infatti. corretto. Non Non ci credo. lo dico per mancanza di rispetto, lo dico sempre perché c'è un motore dietro ogni cosa. Non è una mancanza di rispetto, nella società ci mancherebbe. Intendevo No, no. dire, c'è un. Allora la dico meglio. C'è un motore forte che spinge questo signore a sbagliare così clamorosamente nei confronti dei suoi stessi compagni con i quali condivide e scambia sudore tutti i giorni da agosto. Questo non lo so, ma sicuramente l'ipotesi che hai fatto tu non mi trova assolutamente d'accordo e, tra virgolette, diciamo così, come l'hai messa tu, io mi dissocio da come l'hai messa tu. No, non volevo dire una spy story dietro, no, assolutamente. Volevo dire, c'è magari un motore dietro per cui questo signore fa sta mossa perché sa che a No, perché tra breve l'altro, scusa comunque. Gab, ci sono anche culturalmente e tradizionalmente dei buoni rapporti Sì, fra no, le due vabbè, ma noi dirigenze. avevamo piazzato, no? Infatti, l'ho detta meglio, però noi nelle puntate precedenti, vi ricordate, avevamo piazzato già Ante a Pesaro, se vi ricordate bene. Per carità, comunque, Quindi. scuola domani può farne fra 30 e 40 sicuramente. Ecco, Ha aia. dato in libertà di farne fra i 30 e i 40. Baldassi e Campogrande, secondo me, domani faranno un'altra grande partita. Quantomeno ci proveranno, cioè Certo, daranno come al certo. solito tutto, come credo e spero che diano tutti gli altri. Però Sì. su loro due, come dire, ci metto la mano sul fuoco perché ormai li ho visti, avendoli visti all'opera. Mi sembra Palla. che stiano attraversando un momento di forma abbastanza brillante, per cui ci posso scommettere. Gli altri, francamente, non lo so, spero che seguano l'esempio di Baldasso e Campogrande, e allora a quel punto magari potremmo anche divertirci, non dico vincere, ma potremmo anche divertirci. E la terza cosa, la canonizzazione di San Piero Bucchi, tutto attaccato, San Piero Bucchi, tutto attaccato, e quella è un pochino più complicata. Credo che bisogna fare delle, diciamo così, c'è cioè una burocrazia un po' diversa, però se Delle carte, sì. noi siamo tutti d'accordo, possiamo già cominciare a chiamarlo così, insomma, non è.
non è Ma sì, molto, ma non è perché difficile. o glielo fa il Vaticano, o glielo fa il Vaticano con procedura accelerata, oppure glielo fa un DPCM di Conte. Vedrete che succede No, questo, il perché DPCM è una cosa. quest'uomo è. Glielo No, fa in senso positivo, non in chiusura. no, io volevo solamente invece sottolineare come secondo me che ne faccia 40, 50, 60, non conta assolutamente nulla, anche perché, e qui arrivo ai temi più caldi, un campionato che si trova già con 8 gare rinviate. È un campionato che comincia a essere un po' strano e non è neanche attendibile per certi versi a livello tecnico, perché non sappiamo quando si potranno recuperare, come si potranno recuperare, se si Dove potranno, recuperare? dove, esattamente, bravo Edu. La vicenda della tripla doppia, io non l'ho voluta togliere dal sito, io ho lasciato la tripla doppia proprio il titolo del pezzo, io lo lascio perché questo deve far riflettere in che mani siamo, cioè cosa significa. Da un lato la Lega Basket ha avuto il merito comunque di riconoscere un errore e questo è giusto, anzi è meritorio, hanno fatto bene, si sono accorti di, diciamo, aver fatto un errore. Ma la domanda è, ma scusate, ma chi reclutate per fare queste statistiche? Cioè, l'uomo che passa per strada, ah, viene via qua che ci serve uno che fa le statistiche. Io ricordo fino a qualche tempo fa che una persona che io conosco personalmente, perché poi siamo diventati amici, era lui, colui che ogni domenica si sedeva lì sotto la mia postazione al Palatiziano per 10 anni, ed era lui che si metteva lì a fare le rilevazioni statistiche. Non mi sembra, posso sbagliarmi, che nessuno abbia avuto a che dire di quelle statistiche per 10 anni, perché era un ragazzo che era piano piano cresciuto, aveva fatto le sue esperienze. Ora, qual è il punto? Prima di tutto sono stato dispiaciutissimo per lui. Durante la diretta che ho seguito, ho avuto la percezione che qualcosa fosse stato sbagliato, in verità, sul numero dei rimbalzi, perché poi improvvisamente stavano a 8 e sono schizzati a 10. Però qual è il concetto? È che abbiamo perso l'ennesima occasione per far parlare bene della nostra pallacanestro, perché si poteva dire grande tripla doppia che non avveniva dal 2004 di un giocatore italiano, però abbiamo fatto un errore, scusateci, perché anche questo è pallacanestro. Quindi c'è uscire da vittoriosi nonostante un falso positivo che oggi va molto di moda. Quindi un errore, tutti per l'amor del cielo si può sbagliare, però prendere questa situazione e sfruttarla a proprio vantaggio per espandere mediaticamente quello che si può fare e quindi far parlare comunque non dell'errore, ma di come noi onesti della LBA abbiamo scoperto un piccolo errore che può essere eclatante, però il basket può essere anche questo, quindi fonte di discussione, di divertimento, di errore, eccetera, eccetera, eccetera. Come al solito è stato mal gestito, però il punto è, poi vi lascio la replica a Edu. Siamo così abituati ormai a vedere tutte queste gestioni bucoliche o anche ancestrali, no? Umilianti, umilianti, diciamo la Cioè che parola, sono umilianti, sarebbero umilianti per siamo talmente Borbisopoli, abituati al sarebbero basso umilianti profilo. per Bisceglie, sarebbero umilianti per Bondi, per Roma ancora di più perché è la capitale, perché si merita una squadra da capitale, ma non è questo il punto, non è un discorso di valori, è un atteggiamento umiliante nel confronto dello staff, di tutte le persone che non vediamo che stanno dietro, dei giocatori che noi vediamo, è umiliante ridursi a questo. Punto. Cedo, chiudi tu e poi ci salutiamo che siamo andati un po' oltre. Ma non è che abbia molto da dire sul fatto che, diciamo così, la pallacanestro italiana non sappia neanche da che parte cominciare a vendere il proprio prodotto. Ahimè, siamo tutti molto d'accordo. Gli sforzi che ognuno di noi nel suo piccolo fa per cercare di continuare a parlarne, scriverne e dirne
sono direi sforzi da titani, perché appunto cerchiamo di parlare di un prodotto che è venduto malissimo. Malissimo, sì. Sto ancora aspettando di sapere quanti hanno visto la finale di Supercoppa sul canale 9 da Eurosport. Siamo fermi ai 129.000 appunto di Eurosport, che sono praticamente meno di un quartiere di Roma, un medio quartiere di Roma, e però quelli di Eurosport non sono mai stati, diciamo così, gli spettatori da Eurosport non sono mai stati comunicati. Non so se per vergogna, perché erano troppo pochi, o perché sono talmente tanti che non si riescono a contare. Non ne ho la più pallida idea. So che questo prodotto viene venduto, non viene proprio venduto, perché secondo me nessuno ha un'idea di cosa fare. Vedo anche, secondo me, che la gestione del campionato in emergenza Covid è una gestione totalmente fallimentare, perché si è andati allo Sì, sbaraglio a giocare con. davvero. Pensando alle promesse dei politici, pensando che prima o poi qualcuno avrebbe aperto i palazzetti e che qualcuno avrebbe dato dei soldi al movimento della pallacanestro italiana. Questo qualcuno non si sa chi è, o meglio, si pensava che fosse prima il ministro dello sport, poi Conte, poi questo, poi quell'altro, poi c'è di mezzo la riforma dello sport, per cui i 5 Stelle la spingono in un modo, il PD la spinge in un altro, per cui non, tu non puoi parlare Edu, con perché io quegli non altri voglio, scusami sono Edu se ti interrompo, io non. all'italiana, che però da gente che si professa professionista, che dice di essere pronta a 4 anni di programmazione e di cose, e che di aver ricevuto consigli addirittura dal Padre Eterno. Francamente, tutto questo io non solo non me l'aspetto, ma non fatico molto a tollerarlo, quindi non ho Edu, molto da dire su questa cosa. la tocco piano in conclusione. È la stessa ragione che ha spinto qualcuno sulle promesse di sponsorizzazione a riscrivere una squadra che non doveva scrivere. Punto. Siamo gira, gira che ti rigira, amore bello, come cantava il buon Baglioni, siamo sempre là. Però ormai ci siamo e Sì. speriamo e cerchiamo di capire come uscirne fuori. Ah, sì. Siamo entrati in questo tunnel e vediamo di uscire. Signori, io vi ringrazio per la solita carineria, gentilezza, squisitezza. Prima di tutto io saluto Coach Gab incappucciato Marini. Grazie a voi veramente, grazie a te direttore per l'opportunità che ci dai sempre di esprimere cose che usualmente scriviamo, ma dette a voce sono anche più simpatiche, Efficace. significative. Buon proseguimento a voi, buona Virtus domani e dai Baldasso, fagli un po' vedere anche domani a questo nanetto di, non per altezza, di De Nicolao, di De Nicolao, quanta strada ha da fare, dai. Cedu, grazie del tuo contributo. Grazie a te, ciao Gabriele, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io comunque rimango sempre ci affascinato dal fatto di come riesci sempre ad esporre con estrema tranquillità, pacatezza e lucidità le tue idee. Sono sempre ammirato di questo. Ti auguro anche a te una buona serata, grazie ancora, cari lettori e cari lettrici, ci rivedremo fra una settimana con la speranza che intanto non succeda altro. Chi vuol capire, chi vivrà, vedrà. Buona serata a tutti. Ciao! Ciao.